Ciao bello, sono Loridis e siamo sul tutorial per il Fast Kickoff. Prima di iniziare, se sei PC, ho fatto un trainer che ti può aiutare e si chiama Kickoff e c'è il codice in descrizione. Se sei console, quindi Xbox o PS4, per allenarti non devi fare altro che creare un'esibizione 1v1 senza bot e partire. In questo modo avrai tutti i kickoff a rotazione. Ti consiglio di mettere la durata del match illimitata, così puoi allenarti per tutto il tempo che vuoi. Cosa intendiamo per Fast Kickoff? Semplicemente arrivare alla palla velocemente. Ora, questo Fast Kickoff lo fanno un sacco di persone ormai, quindi è effettivo perché devi imparare a contrastarlo. Il più usato è quello in cui arrivi laterale, quindi fai il dodge e arrivi qui, in modo da prendere la palla col lato della macchina e la palla va verso il muro. E quindi è questo qui. E la mandi laterale. Ora, come si fa questo kickoff? Col dodge inclinato. Per fare il dodge inclinato, per allenarci nel dodge inclinato, dobbiamo fare? Andiamo in free training. In free play. E dobbiamo imparare a fare il dodge inclinato, che è semplicemente questo, ovvero camminiamo in una linea retta, andiamo dritti. A un certo punto inclini la macchina un po' sulla destra o sulla sinistra, uguale, e fai il dodge nel verso opposto. Quindi se inclini la macchina verso destra, al momento del dodge devi inclinare l'analogico in alto a sinistra. E ti viene questo piccolo dodge, che è il dodge inclinato. Questo devi impararlo, anche in partita, facendo questo tipo di dodge. Prendi velocità prima rispetto al dodge normale, perché puoi boostare un po' di più. Perché succede col dodge normale? Se continui a boostare, a un certo punto il boost tende a contro, perché la macchina è al contrario, in questa posizione. Se invece boost inclinato, puoi continuare a boostare. Vedi, non c'è problema, puoi continuare a boostare tranquillamente, perché il boost non ti andrà mai contro, andrà sempre verso l'avanti. Quindi, una volta che sei a tuo agio col dodge inclinato, puoi andare a fare allenamento. Che puoi fare sia questo che ho fatto io se sei da PC, se sei da console basta che crei l'esibizione come ho detto all'inizio video. Creare l'esibizione è un po' meglio perché hai così il boost contato, cioè il boost reale, quello che avresti in partita. Facendo il mio allenamento invece il boost è infinito, quindi è un po' sfalsato come allenamento, però ti serve per il movimento. La cosa buona dell'allenamento è che puoi ricominciarlo subito, sbagli, lo fai e ricominci subito, quindi il movimento lo puoi imparare. Per tornare al tutorial, ci sono tantissimi tipi di fast kickoff, però perché c'è quello che arrivi laterale, c'è quello che arrivi frontale e poi fai il secondo dodge. C'è pure quello in cui fai la capovolta e arrivi direttamente sulla palla senza atterrare. Quello che ti posso dire è che impara il dodge inclinato per arrivare prima sulla palla. Questo è importante. Impara a controllare il boost in battuta e a direzionare la macchina rispetto a dove vuoi. Se vuoi prenderla più laterale, se vuoi prenderla più centrale. Il dodge, ovvero la capovolta in avanti, non farla troppo presto. Farla appena superi il piccolo boost che c'è. Vedi questo piccolo boost che è davanti? Appena lo superi, fai il dodge. E fallo subito appena lo superi, cioè appena la macchina è lì fai il dodge, perché se lo fai prima vai troppo lento, se lo fai invece troppo in avanti atterri sulla palla, che potrebbe essere magari un tipo di kickoff, ci potrebbe stare, però attento perché è poco controllato e soprattutto atterri male, quindi non è molto controllo dopo. Impara a fare il dodge al momento giusto. Per l'altro lato è uguale, se parti da sinistra devi semplicemente inclinare la macchina a sinistra e poi fare il dodge a destra. Per questa posizione invece si deve fare, acceleri. Arrivi con la macchina a questo boost, appena arrivi a questo boost salti e fai di nuovo il dodge inclinato in avanti e poi qua fai il secondo dodge. Piccolo consiglio, se parti da sinistra cerca di atterrare nel lato sinistro della palla, ovvero qui, per mandare la palla in avanti verso la destra. Quindi è questo come si fa, appena fai il dodge inclinato devi usare il boost per aiutarti, perché guarda che succede. Col dodge inclinato puoi continuare a boostare, la macchina rimane in traiettoria, quindi usa il boost e l'analogico per aiutarti a rimanere in traiettoria e arrivare perfetto nell'angolo basso sinistro della macchina, della palla. Questo perché? Perché se arrivi frontale non fai altro che tirare la palla sopra l'avversario, che avrà il contrasto e quindi vincerà la battuta. Quindi devi arrivare laterale, non centrale. Se invece arrivi centrale, a questo punto devi alzare la macchina. Questo perché? Perché se arrivi laterale e arrivi basso, la palla la mandi laterale e quindi l'avversario non è al contrasto. Se invece arrivi centrale e tocchi la parte bassa della palla, l'alzerai semplicemente per l'avversario e questo sarà un tiro libero per lui. Quindi se sbagli e arrivi centrale, cerca di alzare la macchina all'ultimo. Cioè, sbagli, atterri centrale, non prendere più la palla nella parte bassa, ma alza la macchina. Cerca di fare da scudo a questo punto, perché può capitare che sbagli. Se sbagli, alza la macchina, fai uno scudo, non regalargli il kickoff. Ad esempio, io questa battuta non la faccio così, non la faccio laterale, che con il dodge inclinato. La faccio dritta, quindi ignoro questo boost e vado per l'altro, quindi parto così. Ignoro quel boost e vado attento così, il mio kickoff centrale è, è così. Cioè, non lo faccio l'inclinato, perché l'ho cambiato, è il mio modo di farlo. Mi trovo meglio così. Quindi per chiuderla, il fast kickoff è semplicemente il dodge fatto al momento giusto. Non farlo né troppo presto né troppo dopo. Piccoli consigli che ti posso dare sono questi. Nell'1v1 il fast kickoff è rischioso, quindi puoi provare.
però è rischiosissimo. Il kickoff che ti posso consigliare all'1-1 è quello in cui anche in qualunque modo arrivi alla palla, come vuoi tu, o col dodge inclinato o con quello dritto, non è importante, però di arrivare mettendo la palla, mettendo la macchina tra la palla e la porta. Devi sempre arrivare mettendo la macchina tra palla e porta, e poi fai il secondo dodge che ti aiuta con la direzione della palla. Per il 3v3 e il 2v2 dipende dal team, dalla tattica che c'hai col kickoff. Vedi, puoi andarci anche così tranquillamente ignorando il primo boost, puoi andarci dritto. Questo è un po' più veloce per arrivare, è un altro tipo di kickoff. Per il discorso invece ball cam o non ball cam, dipende semplicemente da te. Io nel kickoff cerco di non usarla, cioè non la uso, mi dà fastidio usarla. Però a volte magari la uso perché me la scordo, non cambia tantissimo. Alla fine la palla è ferma, quindi ball cam o non ball cam non cambia tantissimo. E quindi per questo è tutto, spero che ti abbia chiarito le idee. Se hai ancora dubbi scrivilo nei commenti, se non capisci cosa devi fare me lo scrivi o ti dico cosa devi fare, non lo so. Non lo so, la difficoltà può essere nell'imparare a fare il dodge inclinato, ma quello te l'ho detto come farlo, ed è semplicemente un movimento meccanico da imparare. Quindi bello, per questo è tutto, lascia un mi piace se il video ti è piaciuto, scrivi nei commenti se hai ancora dubbi o difficoltà, e io magari faccio un secondo video più avanti, cercando di inserire tutti i piccoli premi che puoi avere. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.